Ben ritrovati. Oggi continuiamo il nostro ciclo di interviste a esponenti del mondo startup e abbiamo il piacere di avere con noi Francesca Perrone, Head of Start Lab and Development Programs per i paesi Western Europe di UniCredit. Ciao Francesca, come stai? Buongiorno, ciao, grazie Antonia per avermi invitata. Un Buongiorno a tutti. piacere, in realtà non vedevo l'ora di intervistarti perché ormai da più di 10 anni tu operi nel settore startup e secondo me è molto importante ascoltare la tua voce e condividere le esperienze che sul mercato tu hai fatto nel tempo e stai continuando a fare con il tuo team. Entrerei subito nel vivo perché queste interviste le vogliamo fare molto brevi, ma efficaci e ricche di contenuto. E quindi partirei dalla domanda relativa proprio al programma, cioè mi piacerebbe che ci raccontassi come è nata l'idea di Start Lab, come funziona questo programma, da quanto tempo esiste, che cosa secondo te ha funzionato meglio, che cosa invece cambieresti anche alla luce dei risultati che nel tempo avete conseguito. Volentieri Antonia, grazie ancora per farmi partecipare a queste conversazioni sull'innovazione e sulle start-up che sono un po' le mie vitamine quotidiane. Lo so, Allora, lo so. Start Lab nasce dall'idea di capire se per una banca come UniCredit le start-up potessero diventare un segmento di clienti con potenziale. Cosa che non era scontata quando abbiamo cominciato nel 2010. Con quest'idea siamo partiti lanciando una serie di iniziative legate a startup e innovazione, nate un po' come progetti pilota, primi esperimenti, finché poi abbiamo capito che questo potenziale c'era. Nel 2014 la nostra azione, il nostro approccio si è consolidato e Start Lab è diventata la piattaforma che è oggi. Quindi una piattaforma che opera a livello nazionale, con grande focus sull'Italia e oggi sempre di più su altri paesi europei in cui UniCredit opera. Start Lab è una piattaforma di business attraverso cui noi di UniCredit cerchiamo, selezioniamo e supportiamo le migliori start-up e PMI innovative italiane. Ci piace anche molto raccontarci come piattaforma di network innovation per sottolineare proprio l'importanza del lavoro di squadra che facciamo con tanti attori lungo la catena del valore dell'innovazione. Noi lavoriamo con più di 150 partner, da università dove spesso le tecnologie vengono ideate, a imprese che quelle tecnologie le vogliono usare, a investitori che vogliono metterci capitali insomma, in progetti imprenditoriali interessanti e a tanti professionisti come te, Antonia, che insomma quotidianamente lavorano per far emergere e per far crescere la migliore innovazione italiana. Come funziona il programma? Noi ogni anno lanciamo una call in cui cerchiamo, in cui ci apriamo alle candidature degli start-up. Ogni anno riceviamo 600-800 progetti. Facciamo un primo screening sulle potenzialità di business di questi progetti e lo facciamo con un team, col team proprio di Start Lab, quindi un team interno UniCredit. La selezione finale però la facciamo attraverso delle commissioni di valutazione composte da esperti o di settore, esperti di settore anzi, che sono in imprenditori, manager di grandi aziende, tecnici che ci aiutano a capire se effettivamente quella tecnologia è valida, e se effettivamente può avere un certo tipo di applicazione. Quindi con questo lavoro congiunto ogni anno identifichiamo i 40-50 progetti che poi possono accedere alla nostra piattaforma. Una cosa importante è che noi abbiamo quattro settori di riferimento: il mondo del digital, il clean tech, quindi con le tecnologie verdi, il life science, che è un pilastro dell'innovazione italiana, lo sapete bene anche voi, lavoriamo su tanti progetti insieme, davvero è un settore dell'innovazione dove l'Italia ha tanto da dire anche a livello internazionale, quindi noi diciamo, incoraggiamo e supportiamo in modo molto preciso quei progetti nel mondo life science. E da ultimo c'è un settore che chiamiamo Innovative Made in Italy, quindi settori tradizionali dell'economia italiana,
italiana che sanno esprimersi con grande innovatività, per cui qui dentro c'è il fashion tech, l'agritech, il food tech, ma anche tutte tecnologie con le applicazioni industriali più disparate. Una volta che identifichiamo questi team e progetti imprenditoriali, li selezioniamo, la piattaforma mette a disposizione una serie di servizi che abbiamo costruito nel tempo proprio anche grazie al dialogo con i founder delle startup che vi abbiamo intercettato. E oggi i servizi si articolano su tre dimensioni. Forniamo innanzitutto supporto al business, quindi connettiamo startup con imprese che possono utilizzarle e quindi dare vita a sperimentazione, a partnership, a collaborazioni sul mondo industriale. Seconda dimensione di supporto è supporto all'investimento, quindi connettiamo startup con possibili investitori, ovviamente quelli professionali, venture capital, ma anche tantissimi investitori privati, quindi family office e soggetti privati del nostro network, che è molto potente sia a livello italiano sia a livello internazionale e che guarda sempre di più all'investimento in startup. Da ultimo mettiamo a disposizione un supporto bancario. Noi siamo banca leader nel finanziamento delle startup come garantite dal Fondo Centrale di Garanzia e saremo sempre più specializzati con gestori e figure che sanno leggere le esigenze delle startup e dialogare con noi team centrali. Questa sarà una novità importante del 2021. E in modo trasversale a queste attività abbiamo un club di mentor. Antonia, tu diciamo orgogliosamente per noi ne fai parte e quindi si tratta di manager, di professionisti, di imprenditori che mettono a disposizione il loro tempo, le loro conoscenze, le loro energie per supportare gli innovatori che selezioniamo e una volta l'anno una Startup Academy per colmare un po' di gap manageriali perché spesso i team sono molto tecnici e gli mancano quelle componenti. Questo è un po', diciamo, il quadro generale come funziona. Finora nella nostra esperienza cos'è che ci ha dato molta soddisfazione? Sicuramente un po' tutti questi servizi che sono legati al DNA di Unicredit, anche come infrastrutture di relazioni, quindi tutte le attività di connessione tra startup con controparti. Fai conto che dal 2014 noi abbiamo realizzato 44 iniziative di Open Innovation che hanno coinvolto 750 imprese, che è un numero insomma importante, e 700 investitori, quindi diciamo è sicuramente qualcosa su cui vogliamo continuare a insistere, è la direzione nostra fondamentale, anche perché l'endorsement di UniCredit insomma, è qualcosa di importante anche verso queste controparti. Cosa vorremmo cambiare? Sicuramente noi ci cambiamo quotidianamente. Ci trasformiamo quotidianamente anche grazie proprio agli stimoli dei founder delle startup che intercettiamo. C'è un dialogo molto diretto con loro e loro stessi ci indirizzano su quali sono i loro bisogni, insomma, su cosa vorrebbero il supporto. Quindi riusciamo ad adattarci anche in tempo reale. Se posso dirti, l'ambizione che abbiamo adesso è quella di sostenere l'ecosistema italiano e far sì che abbia un peso maggiore a livello internazionale. In questo senso è 2 anni che stiamo lavorando per costruire un network europeo e globale, per accendere i riflettori sull'innovazione italiana e aprire strade a nuovi investimenti internazionali. Ecco, questo è qualcosa su cui vorremmo, avere un'azione più spinta. Innanzitutto complimenti, perché mi sembra che non ci siano realtà come la vostra in Italia, cioè a livello anche di istituti bancari che abbiano pensato di avviare un programma di questo tipo così articolato e che esiste ed opera da 10 anni. Quindi già il fatto che voi siate partiti 10 anni fa e ancora siete sul mercato vuol dire che i risultati sono arrivati, c'è un bisogno, anzi ci sono vari bisogni che voi riuscite a soddisfare ed è una macchina che funziona bene. Quindi d'altra parte io opero
però anche come mentor nel programma Start Lab, e devo dire che ho assistito a un'evoluzione del programma stesso, che cerca periodicamente di essere sempre più vicina alle startup e di capire quali sono i loro bisogni e come soddisfare al meglio le loro esigenze. Quindi voi vi interrogate periodicamente anche con occhio critico. A questo riguardo, penso che voi siate anche un ottimo osservatorio di quello che sta succedendo in Italia, di come il mercato si sta muovendo, di qui anche la voglia di condividere con te delle opinioni e capire, secondo te, che cos'è che manca ancora al mercato italiano per raggiungere i livelli di sviluppo di altri mercati, non dico d'oltreoceano, ma europei. Guardiamo all'Inghilterra, guardiamo alla Francia, alla Germania, fra un po' anche la Spagna ci sta superando in termini di soprattutto numero e anche valore degli investimenti realizzati. Vista la tua esperienza, ormai ultra decennale, perché siamo già nel 2021, quindi sono già 11 anni, diciamo, da quando sei partita a operare in questo mercato. Qual è l'opinione che ti sei fatta riguardo? Allora, intanto in questo caso partirei proprio dal dato europeo degli investimenti in startup. Gli ultimi dati dicono che gli investimenti europei in startup sono in totale 37 billion, 37 miliardi di euro. Di questi 37 miliardi, 12 circa sono investiti in startup UK, quindi del Regno Unito, più di 6 in startup tedesche. Vicini a 6 miliardi di euro per startup francesi, e quando si arriva all'Italia il numero si rimpicciolisce, diventa 0,6, quindi 600 milioni. Per cui intanto c'è una distanza importante in termini di dimensioni del mercato italiano rispetto agli altri paesi europei, quindi non solo il digital divide, ma nel caso delle startup un investment divide importante. Questo dato cosa testimonia? Intanto che le risorse complessive a disposizione in Italia per investimenti liquidi, investimenti rischiosi, investimenti alternativi sono più bassi rispetto ad altri paesi europei. Questo per una questione macro, ma probabilmente anche per una propensione diversa al rischio da parte dei nostri investitori. E questo è un dato da cui bisogna partire. Un altro elemento che è vicino a questo e che manca nell'ecosistema italiano è mancato finora, perché poi le cose, devo dire, sono molto dinamiche, fortunatamente insomma c'è un'evoluzione positiva su cui vorrei porre l'accento, però è mancata anche la dimensione internazionale dei deal, delle operazioni di investimento in startup italiane, quindi poca capacità di attrarre capitale internazionale. E poi oggi forse ancora mancano delle vere competenze per poter valutare e capire le potenzialità di alcune tecnologie. Ovviamente questo è più vero nei settori come life science oppure il mondo clean tech per alcune tecnologie, ma probabilmente lo è anche per alcune applicazioni del digitale o del machine learning, dell'artificial intelligence. Sono temi molto diffusi a livello di dibattito, però poi che pochi conoscono davvero anche proprio a livello di potenzialità e di applicabilità, quindi forse anche sulle competenze si potrebbe lavorare. Detto questo, vedo anche tanti segnali di cambiamento molto positivi. Noi come UniCredit veniamo sollecitati molto di più da venture capital internazionali per capire quali sono i progetti emergenti in Italia, quali sono i progetti più promettenti, e non solo si moltiplica il numero di questi venture capital che vogliono parlare con noi, ma anche la regolarità con cui vogliono ascoltare cosa succede sul mercato italiano. Quindi sicuramente c'è un'attenzione importante. Un altro elemento che aiuterà sicuramente è CDP con i suoi fondi venture, una potenza di fuoco importante, una focalizzazione settoriale che può essere di grande aiuto al nostro ecosistema. Ricordo sempre anche che un numero incoraggiante è sempre il numero di startup che vengono create ogni anno, neanche nel periodo più buio della emergenza Covid. Questo numero si è fermato, quindi insomma l'Italia dell'innovazione c'è, vuole far sentire la sua voce e noi sicuramente vogliamo
darne amplificazione. Da ultimo c'è un bel fenomeno, sicuramente sono sicura che lo leggi anche tu, di investitori privati che vogliono investire in startup. Un numero crescente di investitori privati, di family office, e tutto questo può aprire una nuova fase in cui le opportunità legate alle startup innovative possono moltiplicarsi. Quindi, insomma, dei passi avanti che il mercato italiano deve fare, ma insomma, ci sono tanti segnali positivi che è bene leggere. No, infatti la sensazione che abbiamo noi è che proprio il mercato si stia evolvendo e in meglio, nel senso che sta arrivando nuova liquidità sia da fondi pubblici, l'hai menzionato giustamente CDP, ma anche realtà private, imprenditori che hanno liquidità e hanno voglia, al di là di innovare le loro aziende, hanno proprio voglia loro di diversificare gli investimenti e questo sta aiutando perché l'immissione di nuova liquidità ovviamente è un elemento dirompente e fondamentale se si vuole aiutare il mercato venture capital a crescere, però forse non è sufficiente, per cui faccio tesoro delle tue parole quando parli di competenza, perché anch'io condivido l'importanza anche di aiutare poi chi vuole investire a fare gli investimenti giusti, ma questo significa anche aiutare le start-up a focalizzarsi su determinati prodotti, su determinati servizi, cogliere meglio determinate opportunità. Infatti vorrei tornare un attimo su alcuni passaggi delle tue considerazioni, perché mi chiedo, visto che le exit sono ancora poche in Italia, visto che gli investitori stranieri cominciano adesso forse a guardare con più interesse il mercato italiano, cosa forse bisognerebbe fare ancora di più, secondo te? Cioè, sulla base della tua esperienza, già hai dato un po' di informazioni in merito, però manca ancora qualcosa a livello di ecosistema che potrebbe aiutare a incrementare il numero delle exit e ad attirare investitori stranieri? Assolutamente sì, tocchi un punto importante. Anche diciamo, come se consideriamo le exit come un indicatore di maturità di un ecosistema, anche qui diciamo, siamo indietro rispetto ad altri paesi europei. I fattori sono diversi. Secondo me, un fattore importante è la mancanza di massa critica del corporate venture capital in Italia. In altri paesi, soprattutto di stampo anglosassone, spesso sono interlocutori industriali, partner industriali che capiscono le potenzialità di una tecnologia, le applicazioni, anche magari i pericoli di un new entrant in un certo settore, e quindi sono loro che guidano le acquisizioni. In Italia, su questo devo dire, il 2020 è stato un anno particolarmente vivace, per cui c'è stato Tannico che è stato acquisito da Campari, Bentoo, da Publitalia 80, però non mi sembra l'avanguardia di un movimento più diffuso, sono ancora un po' sporadiche. Sicuramente insomma il corporate venture capital potrebbe aiutare e oggi è un grande assente nel settore con qualche eccezione ovviamente, ma insomma nel settore delle start-up. Fare di più. Un altro fattore che secondo me limita un po' le exit è legato all'approccio imprenditoriale delle start-up. Spesso i founder hanno ambizioni più limitate, probabilmente perché sono autolimitate, diciamo, essendosi Dal costituiti contesto. in un ambiente con risorse minori rispetto ad altri paesi. E questo che cosa ha portato magari a piani di sviluppo più lenti, a una scalabilità più diluita nel tempo. Però, diciamo, se vediamo il rovescio positivo di questa medaglia è che ci possono essere valorizzazioni più accessibili delle start-up italiane, quindi è un momento storico in cui se ci sono dei progetti interessanti, innovazione eccellente, diciamo noi stessi come UniCredit poniamo molto l'accento anche su questo aspetto quando parliamo con interlocutori internazionali, con investitori internazionali. E non c'è neanche da scordare che come struttura di benefici fiscali a livello di paese, diciamo, dei paesi che ha un pacchetto di incentivi migliore a livello europeo, quindi non scordarsi che per investitori italiani, startup italiane, c'è un contesto molto favorevole. Un altro elemento che secondo me diciamo, è importante per spiegare anche
exit un po' limitate rispetto ad altri paesi, è il fatto che spesso le start-up italiane, anche quelle che riescono, che stanno andando molto bene, hanno business B2B e i business B2B sono difficili da gestire, difficili da far scalare, difficili da far diventare internazionali rispetto magari a piattaforme B2C che tendono a consolidarsi più facilmente in altri mercati. Se penso a Zalando, Delivery Hero, in quel caso, quando ci sono piattaforme di business B2C, una volta che si è validato il modello di business, sono startup che riescono a guadagnare posizionamento di mercato, dimensione e leadership che gli danno un potere negoziale, una visibilità e un'attrattività verso gli investitori internazionali importante. Quindi forse anche questo fenomeno, facevamo un'analisi qualche mese fa proprio sulle startup che abbiamo individuato in Start Club, tantissime sono B2B. Non è un male, ma diciamo sicuramente hanno qualche complessità in più nel gestire la dimensione e la crescita veloce dei progetti. Forse l'ultima nota è un po' poi l'outlook generale sull'Italia, nel senso che ha burocrazia piuttosto che arretratezza infrastrutturale che a volte limita gli investitori privati. Detto questo, negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo, sono stati fatti grandissimi passi avanti come Nonostante comunità. la pandemia, direi. Esatto, diciamo, se dobbiamo vedere dei lati positivi come ogni acceleratore di trasformazione ecco, il Covid ci ha permesso di un'adozione digitale più spinta. E poi un altro elemento su cui tutti dovremmo, secondo me, porre un po' d'attenzione è che le imprese italiane, anche quelle tech, hanno un focus particolare sui temi di sostenibilità e ESG, che in questo momento storico possono essere un elemento di attrattività importante. Hai detto tantissime cose interessanti, nel senso tanti concetti su cui secondo me bisognerebbe anche tornare, soprattutto la considerazione che hai fatto mi è piaciuta molto sull'approccio, cioè nel senso che è vero, le nostre start-up hanno valutazioni molto più basse rispetto a quelle estere, partono proprio da valutazioni più basse e questo dovrebbe aiutare l'investitore estero anche, dovrebbe rendere il mercato italiano più accessibile, però d'altro canto è anche vero che bisogna forse spingere di più sull'approccio del rischio all'investimento e quindi anche avere un approccio culturale, una propensione all'investimento. Partendo dagli stessi founder, oltre che dagli investitori, un po' più, mi viene il termine, aggressiva, un po' più vivace forse, però ci siamo intese. A questo riguardo, forse tornerei con te su un argomento, quello del corporate venture, perché quando hai parlato del programma Start Lab, ci hai raccontato che Start Lab è anche nato per aiutare in un certo senso anche i vostri clienti corporate ad avvicinarsi al mondo startup e viceversa. E qui mi interesserebbe capire se la tua opinione è che si stia sviluppando sempre più una tendenza a realizzare investimenti in Italia da parte di grandi e medie imprese, se si può parlare di un trend di mercato in questo senso, e se hai voglia di condividere qualche esperienza o storia che è nata dal vostro programma Start Lab. Allora, sicuramente le imprese e i nostri clienti corporate sono stati e sono vicini al mondo dell'innovazione, in termini soprattutto di frequentazione di start-upper e di partecipazione a iniziative settoriali in cui si presentano tecnologie a imprenditori del settore. Quindi su questo grande vivacità, grande interesse. Vi davo prima qualche numero, insomma, sono insomma, quasi 750 le imprese che abbiamo coinvolto in questi anni. Quindi la loro volontà di essere vicini all'innovazione, agli imprenditori di nuova generazione c'è. Se penso all'esperienza di Start Lab, delle startup che abbiamo intercettato, più di 20 lavorano con UniCredit, quindi diciamo, hanno fatto una partnership con un grande gruppo, una grande azienda. Noi utilizziamo soluzioni di welfare, per i nostri dipendenti, che vengono offerti da startup.
A volte testiamo i bug delle nostre app bancarie attraverso delle start-up che vengono dal mondo di Startlab con grandissima soddisfazione. Abbiamo utilizzato una start-up anche come sistema tagliacoda o di prenotazione di incontri in filiale, quindi soprattutto durante la pandemia, per cui diciamo, gli ambiti di applicazione sono tanti e lavoriamo bene con le start-up. Detto questo, il fenomeno dell'open innovation, per essere veramente concreto, insomma, ha bisogno di superare qualche passaggio, nel senso che ci sono ancora molti elementi culturali che dividono la grande impresa dalle start-up. Quindi l'impresa consolidata magari vuole essere rassicurata dalle start-up sulla continuità aziendale, sui tempi di delivery, sui volumi che può ricevere. La start-up, dall'altra parte, si aspetta comunque un'agilità maggiore, una velocità di risposta molto più veloce rispetto a quello che può garantire un'azienda più grande. E questi problemi qui creano spesso delle diffidenze anche immeritate poi nel dialogo. Quindi sia a livello di realizzazione concreta di open innovation, quindi utilizzo di soluzioni startup da parte di grandi aziende, sia da parte dell'investimento di grandi aziende, insomma, bisogna ancora lavorarci. E noi come Startlab teniamo le maniche ben rimboccate perché riteniamo che ci siano delle potenzialità enormi inespresse dall'open innovation, però ecco, bisogna ancora lavorarci. Quindi ci Condivido vuole un questo dialogo con. pensiero e questo infatti è un altro filone su cui l'Italia deve continuare a puntare e ad evolversi, questo sicuramente. E a questo riguardo, per chiudere, come prevedi che il mercato potrà cambiare a causa della pandemia, il mercato del venture capital ovviamente a causa della pandemia e comunque in questo periodo così strano che stiamo vivendo tutti quanti? Che previsioni hai fatto, avete fatto anche come Startlab? Allora, anche un po' per il nostro dialogo e la nostra interazione con i venture capital anche internazionali, ci immaginiamo che ci sarà una loro focalizzazione su quei settori che stanno prendendo l'onda positiva del Covid, quindi soluzioni nel mondo life science sicuramente, nella grande distribuzione, ma anche tutte quelle soluzioni che aiutano ad adottare il digitale. A far adottare il digitale da privato, da imprese che abilitano piattaforme e-commerce, per cui diciamo, mi immagino uno spostamento in questa direzione. Più in generale, secondo me, per l'Italia, se riusciamo a uscire un po' da questo cono d'ombra gettato un po' dal funzionamento macro del nostro paese e un po' dalle dinamiche della dimensione che c'è stata finora, e riusciamo a puntare l'attenzione sull'innovazione veramente eccellente che siamo in grado di produrre, su quei campioni dell'innovazione che stanno scalando bene, stanno crescendo bene, secondo me ci può essere il momento di rilancio del nostro ecosistema. Questo è qualcosa che vedo con Ci dobbiamo ottimismo. credere, no, ma dobbiamo operare in questo senso, Francesca, perché poi siamo noi per primi che facciamo l'ecosistema ed è questo il senso anche delle nostre interviste, cioè divulgare le esperienze che ognuno di noi fa e scambiare informazioni, fare in modo che chi ci ascolta si senta anche più coinvolto in tutto quello che sta succedendo nel mercato e aiutarci reciprocamente. Quindi, questo è il messaggio con cui penso possiamo concludere la nostra intervista, perché hai sollevato tanti punti interessanti su cui indubbiamente bisogna ritornare. Abbiamo da lavorare, quindi è proprio il momento, non che prima non ci siamo rimboccati le maniche, attenzione, l'abbiamo fatto finora, ma forse ora più che mai, in questo momento in cui a tutti viene chiesto di essere molto resilienti, bisogna continuare con convinzione e con fermezza a lavorare in questo settore e per far nascere nuove imprese, far girare l'economia reale e quindi dare lavoro e opportunità a chi veramente vuole costruire qualcosa di nuovo e far cambiare anche il paese. Quindi bisogna continuare in questa direzione, bisogna crederci. Assolutamente, noi ci siamo. Grazie Anche noi, quindi intanto grazie, grazie di cuore per aver contribuito al nostro ciclo di interviste.
Come sempre è un gran piacere parlare con te perché il dialogo è sempre costruttivo, interessante. Quindi io ti saluto augurandoti buon lavoro e a risentirci presto, magari in una prossima intervista, così ci aggiorni su tutto quello che state continuando a fare. Volentieri, grazie, grazie Grazie e mille. a presto. Ciao cara.